Dunque si è chiusa 0-0 l'amichevole di Ferragosto tra la Svizzera e l'Italia. Nel secondo tempo, Baldo Righetti, si è avuto l'impressione che le due squadre si siano lasciate a lungo sedurre dall'idea di non perdere, poi nel finale qualche cosa forse è stata dalla fatica altrui più che dai meriti propri. Sì, c'è stato qualche cambio che ha dato vivacità da parte dell'Italia, però le squadre poi si sono allungate, l'Italia ancora non è in perfette condizioni fisiche, ha concesso anche qualcosa, soprattutto nel finale dove ha rischiato di perdere la partita, però nell'ultimo minuto ha avuto tre grandissime occasioni da gol, alcuni elementi sono in buone condizioni, altri ancora devono raggiungere la migliore condizione. Nell'intervista rilasciata a Carlo Paris, Lippi è sembrato comunque contento di questo bicchiere mezzo pieno e mi sembra abbia difeso il gruppo dai possibili attentati esterni, dalle critiche. Questo è l'atteggiamento dell'allenatore, giusto che si debba comportare così, logicamente si aspettava qualcosa di più come ce l'aspettavamo noi, anche un risultato positivo che dà fiducia e continuità a questa squadra. E ricordi già con Fabio Cannavaro, io ti dico, noi celebriamo oggi un grande campione che è ancora un grande campione, non soltanto perché fa il record assoluto di presenze in azzurro, sei d'accordo? D'accordissimo, grande esperienza, l'ha dimostrato ancora una volta, soprattutto oggi in questa prestazione dove è stato molto attento, ha guidato la difesa, ancora grande attività. Enrico Varriale, a te nel saltino di Rai Sport, vedo che hai dei piccoli problemi di audio, io non so se sei in condizione di poter già intervenire. Sì, Fabrizio, noi sentiamo molto lontano la tua voce, però siamo in grado di intervenire con due grandi protagonisti di questa partita, l'esordiente Claudio Marchisio e l'uomo a cui questa partita tutto sommato è stata dedicata dall'inizio, e cioè Fabio Cannavaro, che con 127 presenze stasera è diventato il recordman in maglia azzurra superando Paolo Maldini. Io, se Fabio è d'accordo, comincerei proprio però da Marchisio, perché insomma l'ho visto entrare qui un po' deluso, perché dico insomma hai debuttato bene, dice sì insomma ho debuttato bene, ma dovevo segnare in quell'occasione che poteva dare il vantaggio agli azzurri e c'è stata, e poi magari la regia magari ci potrà mostrare quell'immagine, la parata del portiere svizzero, ma tu forse potevi fare meglio in quella circostanza, però molto critico sei dei tuoi confronti. Sì, no, perché comunque esordire con un gol sarebbe stato perfetto, però sono già contento della fiducia che mi ha dato il mister dal primo minuto e poi di aver giocato proprio il giorno in cui Fabio ha fatto questo record in nazionale. Volevi regalare a Fabio la vittoria, evidentemente, nella giornata in cui festeggiava questa importantissima ricorrenza. Beh, non io, l'importante era vincere, quindi l'importante era quello. Fabio, questi ragazzi crescono bene se sono così, come dire, scontenti dopo un esordio tutto sommato in cui ha superato, a mio giudizio, la sufficienza. Ma sicuramente sono stati bravi, non era semplice comunque entrare dal primo minuto contro la Svizzera in fuori casa, hanno dimostrato grande personalità. Adesso bisogna farli crescere con molta tranquillità, senza mettergli tanta pressione addosso, e prepararci bene sia per la qualificazione che per il Mondiale 2010. Parliamo un attimo di te, di questa storia che è iniziata il 22 gennaio del 1997, debuttasti contro l'Irlanda del Nord, e è arrivata a 127 maglie azzurre, hai superato un grande come Paolo Maldini. Qual è la tua sensazione dopo questa gara? Anche tu alla fine hai cercato la rete che sarebbe stata, come dire, ancora più importante in una serata come questa. Ma sicuramente è un grande onore per me aver raggiunto soprattutto un atleta come Paolo Maldini, un esempio che per tanti giovani, per tanti ragazzi che amano il calcio. Sono tanti, adesso iniziano a essere veramente tante di partite. Però noi sappiamo che di essere fortunati, perché comunque la maglia azzurra è il sogno di tutti i ragazzi, è il sogno di tutti i bambini, ma soprattutto perché c'ha 4 stelle, quindi è una maglia pesante. Hai davanti a te nella classifica, diciamo così, dei giocatori ancora in attività un certo Zanetti a 133 presenze, poi vabbè ci sono altri come Mateus, come Cafu a 150, 156, insomma. Tu te lo sei posto un traguardo, diciamo così, di maglie azzurre, o ti poni un altro traguardo tu per questa fase, diciamo così, finale della tua carriera azzurra? Io non ho mai pensato soprattutto ai record, perché comunque i record alla fine sono fatti per essere battuti. Per me è già un grande onore indossare questa maglia. Ogni volta che vengo qui provo sempre grandi emozioni, so di avere una grande responsabilità perché comunque rappresentiamo l'Italia. Ieri diceva Gigi Buffon, tuo grande amico e forse uno che potrebbe attaccare il tuo record, sì, diciamo così. È un grande, un portiere, ha tante presenze. L'importante, ripeto, è essere arrivato già a indossare la maglia tantissime volte, ma soprattutto non dimentichiamo che queste 127 partite sono state coronate da
una Coppa del Mondo. Diceva ieri però Gigi, è più facile per me essere riconosciuto come grande giocatore anche a livello internazionale fuori dall'Italia che in Italia. In Italia più spesso quando mi chiedono, insomma, quando c'è il rinnovamento, quanto tempo pensi ancora di durare, questo è un discorso che a te, insomma... A me, guarda, mi prende proprio in pieno, perché comunque forse sono più apprezzato all'estero, però a parte questo noi andiamo avanti per la nostra strada, sappiamo che nella nostra carriera abbiamo fatto tantissime cose positive. Forse abbiamo fatto pesare un po' troppo di essere campioni, dei campioni del mondo. Abbiamo sottovalutato un po' tutti. Un'ultima domanda a tutti e due, poi cedo ovviamente la linea anche ai nostri altri opinionisti e a Fabrizio, però spero di potervi sentire perché fino adesso vi abbiamo sentito poco. La nazionale non segna da 270 minuti, Fabio. In Georgia bisognerà segnare, che quella è una partita da vincere sulla strada per la qualificazione al mondiale in Sudafrica. Ma quello sicuramente, ma per noi la cosa importante stasera è ritrovare. Era ritrovare lo stimolo di proprio il gruppo. L'abbiamo dimostrato in tanti minuti, abbiamo fatto vedere che comunque la Confederation è stato un periodo negativo. Abbiamo voglia di ricominciare e sicuramente dalle prossime partite si vedrà un'Italia diversa, con l'aiuto anche dei giovani.